Stasera saranno decretati i primi verdetti per quel che riguarda la Coppa Lazio di C2. In campo tutte le squadre, fatta eccezione per la Pisana, che al Palamunicipio proverà domani sera a recuperare lo svantaggio della prima gara contro il Città di Latina Oratorio. Fatta eccezione per Stella Azzurra, Ponte Galeria, Centocelle, Frosinone, Velletri, Pagliano, Cortina e Santa Marinella, visti i pesanti risultati dell'andata, le restanti squadre dovranno giocarsi tutte la qualificazione. Occhi puntati in particolare su Colli Albani Active Network, Spes Nord-Ovest e Anguillara Spinaceto. Da stasera, per la corsa alla Final Four, le squadre diventeranno 27.